Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Andrea Biancozzolo, ragazzi. Oggi siamo in un nuovo video, ragazzi, molto molto particolare, ragazzi, perché come molti dei miei amici, ragazzi, mi hanno richiesto di fare questo video, allora vi accontento subito, ragazzi. Ecco la mia idea di calcio mercato per la stagione 23-24 in Serie B per il Brescia. Però a partire da dire subito i giocatori, prima io partirei dal portiere, poi difensore, poi centrocampo, poi attacco. Giocatori che rimuoverei dalla rosa e che prenderei. Partiamo dal portiere, che a me Lazzarini sinceramente è sempre piaciuto nonostante le sue bruttissime partite. Ma raga, dobbiamo ricordarci che era tornato in infortunio, è durato un anno al ginocchio, quindi ragazzi naturalmente avrà compromesso anche quello, di sicuro le prime partite al Brescia, anche le sue brutte partite, ragazzi. Quindi per me quest'anno, ragazzi, dobbiamo dargli molta fiducia. Io lo metterei in titolare, venderei Andrenacci. Io, ragazzi, vorrei andare a prendermi, non so voi raga, un portiere dalla Serie C o dalla Serie B, però come o terzo o secondo portiere, perché raga, un nome che a me, raga, non so perché, ma a me fa stra impazzire, ragazzi, è sicuramente, ragazzi, il Nicola Leali, attuale portiere dell'Ascoli, preso in prestito però dal Genoa. Quest'anno, ragazzi, credo che abbia dato una vera e propria dimostrazione di essere cresciuto, perché raga, fondamentalmente prima ha fatto qualche anno a Perugia, Foggia, raga, è stato anche già un anno al Brescia, però non ha brillato molto. Ma credo che raga sia scoppiato da ormai 2 anni, perché comunque è un portiere che comunque è quasi sempre sul mercato. E per me, ragazzi, sarebbe un ottimo secondo portiere, magari appunto da alternare anche tra appunto Lazzarini, magari fargli fare giocare qualche partita in più del solito. E per me, ragazzi, come secondo portiere in realtà potrebbe anche starci, perché 30 anni non è neanche così troppo vecchio. E per me, ragazzi, potrebbe essere un buon secondo portiere. La difesa in realtà, raga, cambierei solamente un difensore centrale e un terzino destro. Il terzino sinistro, ragazzi, io farei alternare Juward e Mangraviti. Magari qualche volta comunque far giocare anche Muke e Pace. Il difensore centrale, ragazzi, io sinceramente, se dovesse rimanere Cistana, lo affiancherei a un grandissimo Camporese, attuale difensore centrale della Regina, che comunque quest'anno, raga, ha anche fatto un'ottima prestazione. Come terzino destro, raga, che molti lo stiano sottovalutando nonostante la bruttissima stagione della sua squadra, ma per me, raga, comunque rimane un ottimo terzino destro, ovvero Gaetano Letizia, raga, attuale capitano anche del Benevento. Nonostante comunque i suoi 33 anni, raga, ha dimostrato anche quest'anno, nonostante anche la brutta stagione del Benevento, di essere sempre comunque un ottimo terzino destro, che comunque sa correre, sa dribblare, sa essere utile anche dal centrocampo e cross. Quindi per me, ragazzi, ottimo terzino destro. Centrocampo, ragazzi, però ora c'è molto da parlare. Una cosa che però non ho detto, ragazzi, è la formazione. La formazione comunque sarebbe sempre il 4-3-1-2. Come COC rimarrebbero Bisoli, Galazzi. E come CC, ragazzi, io vorrei mettere un giovane che per me, ragazzi, se lo mettiamo in una buona squadra di Serie A, per me, raga, potrebbe diventare un grandissimo campione. E sto parlando ovviamente di Fabio Maestro, ragazzi. Ma che stagione ha fatto quest'anno alla SPAL? Uno dei pochi che credo quest'anno alla SPAL abbia brillato, perché, raga, fondamentalmente, raga, Maestro è l'unico che giocava in campo. Comunque si rivela anche molto utile durante i cross e i calci d'angolo. E ne abbiamo anche avuto noi una prova, purtroppo. Quindi per me, ragazzi, potrebbe anche essere un ottimo CC. Naturalmente da alternarsi con magari anche Nuamà. E adesso, raga, parliamo dell'attacco, che per me è la fase più importante. Raga, venderei Bianchi e Aie. E clamorosamente io mi vorrei tenere anche Niemeyer. Per me, raga, Niemeyer quest'anno gli abbiamo dato veramente poca fiducia e veramente pochissime opportunità. Di 20 partite ne ha giocate solamente 3 da titolare, di cui 2 in Coppa Italia e 1 in campionato, fornendo anche solamente un assist in Coppa Italia a Moreo. E quindi già da lì, raga, io avrei detto questo qua per me potrebbe anche essere un ottimo CC. Attaccante, mi correggo. Giocatore che prima di venire al Brescia nella stagione precedente nella Serie B olandese, fidatevi raga, la Serie B olandese è veramente molto competitiva, realizza 17 gol, 11 assist e 38 partite. È arrivato a Brescia con molte speranze all'inizio, ho detto questo qua per me potrebbe far bene, invece no, hanno fatto 2 partite da titolare in Coppa Italia, anche intendo, quindi in campionato ha fatto solo una col Cosenza, quindi fine campionato. Brescia Cosenza, raga, giustamente lo vedo svogliato, perché non gli abbiamo dato opportunità, ma soprattutto non gli abbiamo dato fiducia, e ci credo che allora non si impegni in campo. La cosa che mi fa più ridere è che quella partita l'ha giocato anche benissimo. Quindi per me Niemeyer dovremmo tenerlo ancora 1 o 2 anni, per vedere se fa schifo lui o se siamo noi che non dargli troppo fiducia. E come seconda punta, ragazzi, io punterei su un giovane talento della Serie A, ovvero Samuele Vignaso. Quest'anno col Monza gioca 5 partite, fornisce un assist,
0 gol e ha 19 anni. Un giovane che però quelle poche partite là che sono riuscito a vedere che ha giocato, quindi vorrei fare questo magari piccolo acquisto azzardato, lo prenderei in prestito con diritto di riscatto e per vedere poi ragazzi mi cresce, se non mi cresce non lo riscatto. Se vedo che però mi cresce, comunque è una cifra che comunque posso riuscire a comprare, allora me lo prendo e faccio un grandissimo colpaccio. Perché comunque raga, per me, almeno a me Mignato raga piace moltissimo, perché comunque è molto alto, sa dribblare, è molto veloce comunque. Fornisce anche bei cross, perché ho visto che ha fatto anche in Coppa Italia un cross, se non sbaglio, ha fatto contro, non mi ricordo. Ma soprattutto è ambidestro. In attacco raga gli ambidestri sono utilissimi. Il portiere non sa mai con quale piede può tirare, che raga lo rende per me molto più speciale rispetto agli attaccanti normali. Questo ragazzi era il mio parere sul calcio mercato che farebbe il Brescia. Scrivetemi nei commenti raga cosa ne pensate e detto questo, bella.